Ah, ce la posso fare. 3, 2, 1. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto perdonate le mie mani disastrose, ma sto creando tantissimo e quindi lo smalto non dura. Le unghie lasciamo perdere. Allora, questo qui sarà il remake tag delle creazioni in Fimo, quindi vi mostrerò alcune creazioni che ho fatto all'incirca un anno e mezzo, 2 anni fa, e le stesse creazioni fatte qualche tempo fa. Infatti credo che farò questo video più volte nel corso del tempo perché attualmente sto facendo uno stile diverso, quindi le creazioni sono ancora diverse da quelle che vedrete oggi. Prima di iniziare però devo salutare alcune cucciolotte che mi hanno chiesto di essere salutate sia su YouTube sia su Instagram. Vi lascio giù nell'info box come al solito tutti i miei link per seguirmi. Allora, saluto la piccola Noemi che mi ha chiesto di essere salutata sia su YouTube che su Instagram. Ti saluto e ti mando un bacione grande, grazie di seguirmi. Poi saluto Rebecca Condorelli che me l'ha richiesto su YouTube. Ciao Rebecca. Poi saluto Emma che me l'ha richiesto su Instagram. Un bacione grande. Morena, sempre su Instagram. Ciao Morena. Poi saluto Rebecca Bossio su Instagram. Ciao Rebecca. Kitty Creation Fimo, sempre su Instagram, ciao Kitty. Poi saluto Chiara, sempre su Instagram, un bacione grande. E Angelica, sempre su Instagram, ciao Angelica. Vi saluto e vi mando un bacione grande a tutte quante e grazie mille per seguirmi. E soprattutto grazie mille a tutte le 400 e qualcosa iscritte sul mio canale YouTube. Vi saluto e vi mando un bacione grande a tutte quante. E alle 1500 e passa seguaci su Instagram, che mi commentate sempre, mi mandate dei messaggini troppo troppo teneri. Io vi adoro, vi adoro e vi mando un bacione grande a tutte quante. Allora, iniziamo il tag. Allora, le creazioni che vi faccio vedere sono più che altro dolline Disney, però prima vi faccio vedere qualche cosina biscottosa. Allora, prima creazione che vi faccio vedere, aspettate che zoomo, è questo orecchino qua a forma di croissant. Come vedete, io prima lo facevo in questo modo. È carino, non è bruttissimo, è bello cicciottoso con il cicciottoso, nuovo termine, con il cuoricino e gli zuccherini. Però il colore è parecchio scuro e non mi piace granché. Mentre questo qui è il croissant che faccio adesso. Questo è montato su collana, però è giusto per rendervi l'idea. Questo qui, aiuto, ce la posso fare. Questo qui invece è l'altro croissant, sempre con cuoricini e gli zuccherini, però vedete, questo è texturizzato e fatto già in modo più realistico. E questa appunto è la differenza. Questo è stato fatto all'incirca un anno e mezzo fa e questo qui mi pare il mese scorso, se non mi sbaglio. Non ve l'ho ancora mostrato, vi devo fare il video su queste collanine, però in anteprima è qui. Poi, sempre i miei capelli in giro per tutta l'inquadratura del video, come al solito, ok? Poi vi faccio vedere sempre i biscotti, vi faccio vedere questo orribile abbraccio, tra l'altro montato anche in modo sbagliato, perché è stato montato, l'ho montato in orizzontale invece che in verticale, dovrebbe essere così, ok? E questo qua appunto è montato su un orecchino. Allora, è texturizzato, quindi diciamo che ci siamo, però i colori sono veramente orribili e per niente mi soddisfa, ecco. E questo invece è l'abbraccio che sto facendo ultimamente, sempre montato su collana. Già è montato in modo diverso e ci siamo, texturizzato anche questo e con dei colori un pochino più realistici. E questo qui è appunto la differenza tra la creazione fatta 2 anni fa e la creazione fatta anche questa il mese scorso. Vado veloce perché sono parecchie. Poi vi faccio vedere un bucaneve. Questo bucaneve è sempre montato su orecchini, avevo fatto una serie di orecchini a biscotto. Credo che li rifarò perché magari vengono più carini. Allora, questo qui è un bucaneve, è tremendo. Il colore è orribile, non è texturizzato. Oddio, un pochino sì, però è veramente bruttissimo. E questo qui invece è il nuovo bucaneve che sto facendo ultimamente.
Non mi soddisfa granché nemmeno questo, perché non è realistico secondo me, però è già più carino, soprattutto il colore è leggermente più decente. E questa qui appunto è la differenza tra la creazione di 2 anni fa e la creazione di adesso. Poi passiamo alle dolline. Allora, vi faccio vedere. Bianca, iniziamo da Biancaneve. Allora, questa è la mia primissima Biancaneve, è fatta 2 anni fa ed è bruttissima. È bruttissima. Allora, la gonna è tutta senza un senso. Le braccia attaccate a cavolo, ha questa faccia orribile. Sembra che non lo so che cosa abbia visto, un fantasma. E le guanciotte buttate così, vabbè. È piccolina, però. Sì, questa fatta 2 anni fa. Vi faccio vedere quella fatta un annetto fa, già è diversa. Vi avevo fatto il video sulle principesse Disney che sicuramente rifarò perché erano quelle di questa serie qui, quindi non sono granché belle. E questa qui, appunto, la Biancaneve, già aveva una gonnellina un pochino diversa. Aveva qualche dettaglio in più, già il faccino era un pochino più carino, non è spaventatissima. Ha gli stivaletti, eccetera. E vi faccio vedere invece quella che sto facendo adesso, montata su collana. E presto vi farò vedere tutte le mie dolline nuove, sperando di riuscire a fare quelle proprio le ultime, di farvi vedere anche le ultime. Questa qui è la dollina, l'ultima Biancaneve. Allora, i capelli più texturizzati, gli occhi diversi, la gonnellina più sembianze di gonna, il vestitino appunto diverso con dei colori un pochino più realistici. E vi faccio vedere tutte e tre le dolline a confronto. Direi che un minimo di cambiamento c'è stato. Vi faccio vedere Belle. Mi vergogno a prendere queste creazioni. Allora, questa qui è la mia primissima Belle. A parte il fatto che è enorme, è troppo troppo grossa, lo spessore proprio del fimo è troppo grosso. Mi faceva già abbastanza schifo quando l'ho fatta, quindi figuratevi adesso. E questa qui appunto è Belle. Belle non la rifaccio spesso, quindi ne ho una un pochino vecchiotta da farvi vedere come differenza. Ed è questa qui. Già come vedete il vestitino è diverso. Sempre questi colori che però non tanto mi piacciono, questo giallo girasole che non tanto mi soddisfa. Comunque già è diversa, è un pochino più sottile, non è enorme come questa. E questa qui appunto è la differenza. Vi ripeto, Belle la faccio veramente raramente, quindi questa qui è vecchiotta. Dovrei rifarla nuova e vedere come viene e poi rifare il video. Cenerentola, anche questa qui è lo stesso periodo di questa, lo stesso periodo di questa qui, 2 anni fa. Orribile. Non ha sembianze umane, secondo me. Allora, è Cenerentola, non so se ve l'ho già ve l'ho detto o l'avete capito, sicuramente. Allora, non si commenta, non si commenta, ragazze. È normale, erano le prime armi, chiunque prende in mano un primo panetto di fimo fa una cosa del genere. Però, appunto, dopo 2 anni, rivederla è orribile. E vi faccio vedere la Cenerentola fatta ultimamente. È questa qui. Allora, già è bionda e non gialla. Ha un faccino molto più carino e puccioso. Poi il vestitino è molto più dettagliato con i glitter, il doppio vestito, eccetera. Già ha una conciatura un po' più idonea a Cenerentola e questa appunto è la differenza tra le due dolline. Eccole qui. Poi vi faccio vedere al volo questa qui che però ancora la nuova versione non l'ho cotta e vi faccio vedere anche proprio il nuovo stile che sto usando, ve la faccio vedere giusto al volo. Allora, questa è la mia prima Trilli. Non so neanche se capite se è Trilli. Allora, ha gli occhi che le escono fuori dalle orbite. È bruttissima. È gialla anche questa. Insomma, si commenta da sola. È la prima ed è la stessa serie di questa qui. Perché all'inizio non l'avevo fatta come questa qui, per esempio. E questa qui. E adesso delicatamente vi faccio vedere la nuova Trilli che non è finita e che ancora devo cuocere.
Oddio, si distrugge. E questa qui è la nuova Trilli. Già ha uno sguardo diverso rispetto a questa, quindi per quello che vi dico che è il nuovo stile. Continuerò a farle di questo genere perché sono bucciose, però alcune le farò così che sembrano un pochino più realistiche. Comunque sono le prime che faccio. Questa appunto è ancora da finire perché mancano le alette. Ha dei colori un pochino più realistici, ve la metto a confronto con la prima. E questa qui è la differenza. È ancora cruda, quindi non è ancora terminata, si muove ancora un pochino tutto. Poi vi faccio vedere una delle mie preferite. Allora, ok, ci sono. Questa qui è una delle mie primissime Alice. Allora, a parte essere strabica, non so se vi rendete conto di quanto è strabica. Vabbè, è minuscola, quindi non so neanche io come sono riuscita a farla così piccola. Pazzesco, però ci sono riuscita. Non è malissimo. Qui i colori, cioè è bionda. Qui i colori sono carini, non è malissimo, però cioè è proprio brutta. E vi faccio vedere invece la nuova, che è questa qui. Questa è veramente la più bella Alice, parlo solo di Alice, che mi sia venuta. La adoro. È proprio bella bella. Ovvio, non è chissà cosa rispetto a creative che fanno queste creazioni 10 volte più belle, però per essere arrivata fin qui secondo me è molto molto bella. Allora, il vestitino è fatto così, ha anche la gonnellina dietro. Fatto così con le gambine, le calze. Qui c'è il fiocchetto e questi sono i capelli. E questa è la differenza tra la prima Alice e l'Alice fatta adesso. Spero si noti la differenza. Poi, purtroppo non riesco a farvi vedere Ariel perché non ho un'Ariel vecchia. Cioè, non so che fine abbia fatto la mia primissima Ariel, da qualche parte c'è, però non so che fine abbia fatto, quindi non ve la posso far vedere. Vi faccio vedere questa qui, che è Jasmine. Già è un pochino più recente questa, non ho la primissima Jasmine purtroppo, non so che fine abbia fatto nemmeno questa, perché non ho né la versione questa qua proprio di 2 anni fa, né questa qui con gli occhi fatti in questo modo. Già questa qui è un pochino più recente, però non ha più di un anno questa. Ed è appunto fatta in questo modo. Non è malissimo, già ero più bravina. Questo è il retro e vi faccio vedere invece la Jasmine di adesso. È questa qui. Come vedete è più realistica per quanto riguarda i capelli, gli orecchini e leggermente per il vestito, anche se fondamentalmente non cambia più di tanto, però questa mi piace veramente tantissimo. La dovrei rifare, vedere come mi viene adesso, modificando un pochino i capelli, texturizzandoli un po' magari. Comunque questa qui è la mia ultima Jasmine e queste sono le due creazioni messe a confronto. Come ultima creazione, Esmeralda. Questa qua è la mia primissima Esmeralda. Già era dettagliatina, diciamo, non mancano tantissimi particolari. Il problema è che il fimo non era del tutto lavorato bene, è abbastanza spessa. E si vede che proprio è fatta da qualcuno alle prime armi, ecco. Vi faccio vedere l'ultima Esmeralda che ho fatto ed è questa qui. Vedete, molto più sottile il fimo, questa è più dettagliata, è più carina. Ve le metto a confronto. Direi che la differenza c'è. Sono più grandine, devo dire la verità, perché per farle così dettagliate mi risulta molto complicato farle così piccole. Cioè la differenza è abissale, lo so. Però
Purtroppo è veramente difficile farle piccoline però dettagliate. Ci vuole tanta tanta pratica e tanta tanta pazienza e molto probabilmente non sono ancora a questi livelli qui. E questa appunto è l'ultima dollina che vi mostro. Ed ecco qui ragazzi, il video tag finisce qui. Spero vi abbia tenuto compagnia, vi siano piaciute le mie nuove creazioni. Presto tantissimi video. Un bacione grande a tutte quante e niente, ci vediamo al prossimo video.